Onorevole Maria Laura Orrù, si va verso il blocco dell'attività del settore dell'edilizia. Quali sono le proposte dell'opposizione per evitare il blocco dell'edilizia alla luce della legge sul piano casa approvata dalla maggioranza recentemente? Allora, la nostra proposta è quella di rientrare immediatamente in aula con una nuova proposta che faccia chiarezza. Le sovrintendenze e comunque chi deve dare i pareri e le autorizzazioni paesaggistiche sono costrette a dare pareri negativi perché la legge non è chiara e, diciamo così, non è in linea con il dettato costituzionale. Il presidente Solinas e l'assessore Quirico Sanna continuano a forzare la mano e questo chiaramente non va bene perché genera e determina danni erariali per la regione, ma soprattutto perché mette i funzionari in una condizione molto pericolosa perché rispondono per gli atti amministrativi ma anche in via penale. Per quanto riguarda il piano casa, si è creata chiaramente confusione sia da parte dei cittadini che dello stesso settore dell'edilizia. Il piano casa può andare in deroga al PPR? Il piano casa non può andare in deroga al PPR, questo è già stato detto sia dal TAR Sardegna che dalla Corte Costituzionale che dal Consiglio di Stato per dei precedenti che ci furono sull'applicazione della legge 4 del 2009. La legge attualmente è in vigore, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. A cosa si va incontro? La legge è attiva, però effettivamente ogni progetto ha necessità di un'autorizzazione paesaggistica e le autorizzazioni arrivano dal Ministero, dal MIBACT o comunque dalle sovrintendenze. È chiaro che senza autorizzazioni non si può procedere alla costruzione e questo determina gravi danni per le imprese, per le cittadine e per i cittadini. È credibile la possibilità per le amministrazioni di dover sborsare notevoli risorse in qualità di danno erariale per via delle varie attività che verranno realizzate nell'ambito di questa legge? Beh, se c'è una forzatura è chiaro che poi i cittadini potrebbero chiedere dei danni e a chi li chiedono alla regione o comunque anche ai comuni. E questo è molto grave perché noi attraverso delle leggi ordinarie come il piano casa non possiamo mettere in difficoltà il sistema regione o comunque gli enti locali.